Capitani, coraggiosi, storie di imprenditori. E siamo qui a Taranto al Salotto 42 Caffè con il titolare Giuseppe Boschi. Ciao Luigi. Beh, intanto devo dire, Giuseppe, che la cosa mi emoziona perché non è un'intervista comune fatta così a un imprenditore coraggioso, come tutti i capitani coraggiosi imprenditori che stiamo analizzando e stiamo intervistando, ma mi lega a Giuseppe un rapporto di fraterna amicizia. E quindi c'è l'emozione, l'aspetto umano che, come dire, predomina, prevale su quello diciamo giornalistico. Ma Giuseppe, intanto parliamo di te, quanti anni hai? Luigi, io ho 33 anni, sono un giovane imprenditore di Taranto, in questo momento coraggioso, perché io dico quello che penso. Sì, penso che oggi, soprattutto durante, dopo questa pandemia, insomma, ci vuole coraggio a fare impresa. Sarà come il dopoguerra, ci si leccherà le ferite, si farà l'inventario. Il boom economico che poi accompagnò l'Europa, l'Italia. Questo dice la storia, speriamo che accada lo stesso. Questo ci auguriamo, non possiamo fare altrimenti al momento. Quindi dicevo, Giuseppe, come nasce la tua attività? Già precedentemente hai avuto esperienza nel settore, quindi non parliamo di una persona che si inventa un'attività, ma c'è stato un certo percorso, quindi un'esperienza, e poi chiaramente questo, così, questa location, questo salotto elegante della città. Qual è il Salotto 42? Sì, io non nasco, la mia famiglia non nasce nel settore della ristorazione, tu lo sai bene. E mio papà nasce come venditore nel campo pubblicitario e io da piccolo ho sempre visto... Chi non conosce a Taranto Umberto Boschi e la sua professionalità, una figura di pubblicitario che è, come dire, conteso da molti, viste le sue note qualità. Grazie Luigi. Io da piccolo ho sempre visto mio papà, no? il suo modo di essere, il suo avere rapporti umani, no? Per il suo lavoro. E ho cercato di essere un pochino come lui, no? Di seguire le orme del proprio papà. E ho provato a fare anche qualcosina riguardante il suo lavoro, ho provato a fare anche lavorare col pubblico, con le persone, con le assicurazioni, ma non era a campo mio, onestamente, non potevo riconoscermi in lui. E allora la mia famiglia prese un altro bar, dove poi nacque la nostra amicizia, non so se ti ricordi. Infatti parliamo del bar Beethoven. Esatto. Ma io mi ricordo, prima ancora che tu rilevassi, no? La tua famiglia rilevasse il Beethoven, il bar Beethoven, ricordo Giuseppe che veniva, me lo ricordo con i capelli ricciolini, sembrava quasi Otello quello della... E quindi, ma stiamo parlando forse di 15 anni fa, più o meno? Una decina, sì. E niente, la mia famiglia ha preso questo locale e io ho imparato il lavoro lì. Io non sapevo cosa fosse un bar, un ristorante, una tavola calda. Però sei sempre messo cuore e impegno. E ho capito che questa era la mia vocazione. Allora, una volta che la mia famiglia ha vendetto, io dissi: no, questo è il lavoro che voglio fare, voglio stare a contatto col pubblico, voglio sentirmi riconosciuto in un prodotto che io preparo, in un prodotto che io vendo. Qualcosa di tuo che dai agli altri. Perché il bar, Luigi, è un bellissimo lavoro, credo. Ti dà tante soddisfazioni, anche la soddisfazione di una confidenza di un cliente, si crea quel rapporto umano, quel rapporto amichevole, è una cosa bella. Ma anche d'altronde, no? Quando si viene al bar, come quando si va dal barbiere, e si prende il caffè, si scambia la chiacchiera lunedì mattina, dopo 9 anni di sconfitte dell'Inter si parla sempre della stessa cosa, forse quest'anno vincerete qualcosa, ma dicevo è un modo per stare insieme, perché il caffè in sé per sé non è solo il caffè, che pure ha una qualità, ma è il modo, è il momento di stare insieme, di aggregarsi, perché se no uno il caffè se lo prende a casa sua, il giornale se lo legge a casa sua, ci sono i giornali online, quindi non è quello, è il momento dell'aggregazione, il rapporto umano che questa società e questo sistema ci sta togliendo. Oramai si vive
in una realtà spersonalizzata, il guardarsi in faccia, il dirsi due parole, anche la pacca sulla... Non riconoscersi più, ma la pacca sulla spalla manca. Certo, Luigi, noi come abbiamo detto prima dobbiamo solo aspettare che questo momento passi, questo è un momento terribile. Ha da passare nuttata e deve passare nel migliore dei modi, cercando di fare meno disastri possibili. Non possiamo vivere se non di aspettative. Beh, io, Giuseppe, solitamente tu mi conosci, sono una persona realista, talvolta tendente al pessimismo, però questa volta devo dire che, considerando l'avvicinarsi della stagione estiva, che sappiamo bene come il caldo stemperi, uccida, diciamo, il virus, ma al di là di questo, che potrebbe essere un fatto temporaneo, c'è comunque una campagna vaccinale molto forte. Io penso che dopo l'estate, in autunno, ottobre, novembre, ma proprio nella peggiore delle ipotesi, già in estate ci sarà un forte impulso, ma già a ottobre io penso che saremo nella quasi normalità. È quello che ci auguriamo tutti. È quello che ci auguriamo tutti, abbiamo atteso tanto questa campagna vaccinale, quindi dobbiamo augurarci che vada nel migliore dei modi. Noi vogliamo tornare a lavorare, tornare a sorridere, tornare a fare... A far sorridere. Abbiamo tanti progetti, io nel mio piccolo continuare a fare impresa, è quello che mi piace, i miei colleghi, è quello che ci fa vivere. Ma d'altronde, io dico sempre, dietro un imprenditore, dietro un'attività, ci sono i dipendenti. Ogni dipendente porta in sé una famiglia, una moglie o il marito, a seconda, dei figli. Cioè, parliamo della microeconomia, che quella è un ingranaggio, anche piccolissimo. Immaginate una rotellina di un orologio, ma tante rotelline formano un ingranaggio. Tutto fondamentale. Se capita un po' di sabbia nell'orologio, e lo avrai, ti sarà capitato, quell'ingranaggio, quel meccanismo si blocca. Quello che sta accadendo oggi è tutto fondamentale. Io non ti nego, Luigi, l'hai anticipato poco fa, io se ho avuto la forza, se ho ancora la forza di sorridere, di portare avanti, è grazie a una donna, mia moglie mi ha dato tantissima forza. Andiamo alla famiglia, che è un tassello importante, perché poi dopo una giornata di lavoro, di stanchezza, di stress, il calore del focolare domestico è importante. Andare a casa, trovare una persona che ti vuol bene, che ti riesce a rincuorare di tanti sacrifici e che ti dà ovviamente la forza, l'impulso per andare avanti. Assolutamente. A me che sono single manca, quindi posso dirlo. Dai, troverai sicuramente anche tu. Speriamo. Sì, lui è così. La famiglia è fondamentale. Io ho avuto tantissimo supporto da mia moglie, dai miei genitori. È una bella famiglia unita. Hanno fatto sì che tutto questo sacrificio mio funzionasse, facesse qualcosa, insomma. Certo, vedere tutta la condizione oggi delle attività, penso bar e ristoranti e palestre, vedere che erano dei centri a quest'ora, chiaramente c'era la mattina, la colazione, c'era un via vai, un'aggregazione mai vista. Ora purtroppo le restrizioni implicano non solo una batosta dal punto di vista finanziario, ma anche proprio qualcosa, ti senti svuotato di tanto impegno. Certo, lui, io guarda, ti dico anche, non sono uno di quelli che sta a piangersi addosso e a chiedere, ad andare a crocifiggere questo decreto sostegni rispetto a quello ristori. No, Luigi, non penso che dobbiamo fare così, perché sennò poi non facciamo altro che tornare, no? Dicevamo prima della pandemia, guardando il calcio, no? Che in Italia siamo tutti allenatori, adesso siamo diventati tutti economisti, sì, tutti virologi, è vero, non ci rendiamo conto neanche di tante difficoltà. Ognuno dice la sua, io penso invece che non dobbiamo puntare ad avere, rispetto a un euro che incassiamo, puntare ad avere 2, 3, 4 euro che ci piovano addosso. No, non dobbiamo essere così. Magari il sistema dovrebbe aiutare che quell'euro che incassiamo abbia un valore. Quindi andare a sopperire a tutte le spese che noi teniamo, non ad avere più soldi. Noi non vogliamo più soldi, noi vogliamo, se non è possibile, se loro ci dicono che non è possibile tornare a lavorare al momento, allora aiutateci a spendere meno
per reggere una. Ma l'assurdo è che neanche a farlo apposta, fra un po', tra un mese circa, se non già ora, aumentano le bollette. Aumentano le bollette, quindi, il gas. È come dire, piove sul bagno. Cioè, invece di aiutare. Nelle nostre attività. Invece di aiutare, tu vai a dare addosso. Esatto, quello. Ecco, quell'euro che noi incassiamo, che noi guadagniamo, perde valore così. E questo è un attimino una cosa che probabilmente loro potrebbero intervenire. Però io dico anche, Giuseppe, considerando che tu, come tanti altri, tu che comunque, perché vi posso dire che tante attività, e lo dico con dolore, purtroppo hanno chiuso le saracinesche. Parliamo di attività storiche, parliamo del centro di Tano, parliamo di tante situazioni. Senti, quindi il fatto che tu comunque, con i sacrifici, con l'impegno, con l'abnegazione, sei riuscito ad andare avanti e stai riuscendo, beh, io dico che nella vita ciò che non abbatte fortifica. E come dicevano i latini, per aspera ad astra, dalle asperità si passa, dalle asperità per arrivare alle stelle. Queste stelle arriveranno. Ne sono certo, io sono orgoglioso. Torneremo a rivedere le stelle, come si diceva nella Divina Commedia. Credimi, Luigi, non per presunzione, ma io sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare in questi mesi, perché con quel poco sono riuscito a mantenere in piedi la mia attività. Io qui ci metto il cuore. Come la piantina, no? La pianta che tu innaffi e la fai crescere. Sì. E non vedo l'ora che questo momento passi per poter sviluppare tante idee, tante situazioni, tante questioni. Bene, Giuseppe, che dire? L'unico difetto che ha questo ragazzo, squilla intanto il WhatsApp, è che è interista, ma è opinabile. Non penso può che capitare. I giocatori possano avere un'opinione anche diversa dalla tua, non lo so. A maggio, quando si allenterà la pandemia, un giorno andremo allo stadio insieme. Si dico purtroppo, festeggerete qui lo scudetto. Andremo allo stadio insieme. Vabbè, insomma, dopo 9 anni di digiuno ci vuole un po' di, no, di ristoro. Potremmo farne 10 noi. Pure io potrei diventare biondo con gli occhi azzurri. Comunque, Giuseppe, ora al di là delle, perché voi non avete idea, durante, quando ci sono le partite, come ci becchiamo su WhatsApp, proprio io lo faccio impazzire, proprio lo faccio impazzire letteralmente. Ma questo è lo spirito dell'amicizia, del calcio, che anche sfottò, sano sfottò, però alla base c'è il volersi bene. Auguroni, Giuseppe, grazie. Ce la faremo. Un abbraccio a voi e grazie a tutti.